Buongiorno a tutti, questo sarà un video molto particolare perché vi parlerò del mio primo Zip SP. Sì, perché in realtà questo non è il primo Zip SP, ma è il numero 2 di 10, perché ne ho avuti 10 nella mia vita. E chi mi segue da tanto tempo sa che ne ho acquistati altri 9, dopo il primo ovviamente. Sa che questo è il numero 2 e sa come è arrivato a casa mia. Se qualcuno non dovesse saperlo, c'è il video che ve lo spiega. Ormai datato credo 2008, quindi sono passati 10 anni. Sono già 10 anni che siamo insieme. E gli altri li avete visti, nel senso che uno era colorazione Polini, due erano neri, un altro era mezzo arancione ma era incompleto. Non mi ricordo più gli altri di colore fossero. Uno mi pare fosse grigio, un altro era giallo e un altro era tutto bianco. Ora non ricordo esattamente, comunque ne ho avuti 10 nella mia vita. Adesso ne ho solo uno, che basta e avanza, ed è questo qua di fianco. Ma nessuno, perché non ho mai parlato, sa la storia del mio primo Zip SP. Qui ho trovato, scartabellando in mezzo agli album, alcune foto che lo ritraggono in tutta la sua bellezza. Prima di farvele vedere però vi racconto un po' com'è nata la mia passione per lo Zip e come ho avuto il mio primo Zip. Dovete sapere che io 14 anni li ho compiuti nel 2001, quindi sono passati un po' di anni. E a 14 anni non c'era allora l'obbligo del patentino, quindi tu compivi gli anni, papà e mamma ti compravano il motorino, ti compravano il casco, perché era già obbligatorio da penso 5-6 anni. Tu accendevi, salivi in sella e andavi senza sapere nulla di regole della strada, segnali stradali e quant'altro. Diciamo che per noi era una cosa bellissima, perché non dovevi studiare nulla, non dovevi fare nessuna pratica, nessun esame, prendevi il tuo motorino e andavi direttamente a trovare gli amici o dalla fidanzatina. Ma corsendo di poi vi dico che sarebbe stato meglio imparare qualcosa. Io ero già appassionato un pochino di cartelli stradali, mi piaceva informarmi, quindi ero già preparato, ma mi ricordo tanti miei amici che prendevano il motorino, uscivano di casa e non sapevano neanche che forma avessero i segnali. E infatti molti poi fecero incidenti, qualcuno purtroppo morì anche per causa sua o per causa di altri veicoli che sopraggiungevano, la strada per esempio, e quindi insomma ha creato problemi questa cosa a tante persone. Per fortuna a 16 anni quando avevo 16 anni l'hanno messo obbligatorio e quindi sono stato costretto a farlo a scuola. All'epoca però non c'era la prova pratica ma c'era solo la teoria. Io ho fatto zero errori, ero stato bravissimo e mi ricordo che l'esaminatore si era anche fatto con me. Bene, detto questo, fatto questa piccola parentesi, passiamo a come mi è nata la passione per lo Zip. Diciamo che io a 14 anni appunto ho ricevuto come regalo, anzi in realtà non me l'hanno regalato, me lo sono comprato io, un ciao che potete trovare nel mio vecchio canale YouTube. Era il ciao quello con le due marmitte della Facco, i cerchi verde acqua, i bandoni blu e il telaio bianco. Un ciao veramente leggendario che purtroppo ho venduto a Padova, un ragazzo che non ho mai più visto. Un po' mi dispiaciuto, anzi tanto mi dispiaciuto. Comunque, dovete sapere che appunto io fino a 14 anni e mezzo circa ho girato col ciao solo in campagna, perché io compio gli anni in agosto, ho fatto un pochino di pratica qui in zona e poi col fatto che dovevo studiare a scuola, c'era il brutto tempo, i miei genitori mi hanno detto aspettiamo l'anno prossimo. Però intanto io mi stavo informando, i miei amici avevano già tutti lo scooter perché ero tra i più piccoli. E nella mia zona c'erano solo F12, Aerox, qualche Energy, e direi basta. Qualcuno aveva l'RS50, ma 3-4 su 30, ecco. Tutti gli altri avevano appunto questi scooter. Ah, le femmine avevano l'F10, ovviamente, perché era l'unico scooter che potesse andare bene per quelle più basse. Solo che io ero diverso dagli altri, nel senso che a parte che ero alto 1,55 m, quindi ero abbastanza basso, e
la scelta già si restringeva, qualcuno aveva anche il runner, mi ero dimenticato. E quindi cosa è successo? A me non piaceva avere quello che avevano gli altri, volevo essere diverso dalla massa. Quindi mi ero appassionato allo ZPSP prima serie, perché quello nuovo era fuori da 2 anni circa, ma non mi piaceva, e all'Energy prima serie, quello in particolare che aveva le carene interne rosse, il numero 1 davanti e le plastiche bianche. Quello, diciamo, che era replica entity del trofeo Malossi. E attorno a gennaio del 2002 vi trovai appunto un Energy usato. Andai a vederlo, e solo che non mi convinse molto, perché aveva le plastiche un po' sbiadite, era un po' bruttino, provenienza abbastanza losca, e quindi lasciai perdere. Dopo una settimana circa trovai da un meccanico a Santa Maria Maddalena, detto Il Gomez, grande uomo, grande meccanico che stimo tuttora, non l'ho mai più visto purtroppo, che mi disse: guarda, mi deve arrivare uno ZPSP giallo tra qualche settimana, sarà un po' da sistemare, però io lo metterò in vendita. Insomma, andai a vederlo e era appunto giallo, con le carene abbastanza disintegrate, tutte graffiate qua dietro, addirittura il fanale dietro spaccato da un'impennata. Aveva il paravento tutto sbiadito, una freccia mancava, insomma era abbastanza disintegrato. 30.000 km giusti aveva, infatti probabilmente sempre così, e non si sa con che criterio. E mi disse: 500 euro io te lo do, perché c'era l'euro da poco, ma ti cambio cuscinetti, segmenti, pistone, gomma posteriore, perché era liscia, ci faceva i worn out probabilmente, e ti faccio verniciare le carene in carrozzeria qua vicino nel colore che vuoi tu. Io dissi: perché no? Lo dissi a mia madre e lei: no, tu non lo compri, perché a 30.000 km è già da buttare, fa schifo. Poi uno scooter che ha tutti quegli anni, perché era del 96, quindi insomma aveva già 6 anni, quindi non era proprio nuovissimo. Tu non lo compri, perché rimani a piedi subito, anche se costa poco, sono soldi buttati. Io dissi: sì, ok. Lo andai a vedere con mio papà e lo convinsi a comprarmelo. Quindi lo comprammo di nascosto. E nel frattempo io decisi di farlo della colorazione grigio metallizzato scuro della Fiat Punto dell'epoca, quindi proprio un colore di certa importanza, metallizzato, e feci tutto di nascosto, insomma, al che verso fine gennaio mi diedero questo scooter. Io lo dissi a mia madre e insomma non mi parlò per un po' di tempo, diciamo, però poi insomma se la mise via e portò a casa sto scooter. Tutto a posto. Mi ricordo che il primo giorno che ci salì sopra facevo fatica a toccare, toccavo in punta con un piede sulla pedana, quindi ero veramente molto basso, poi e la sella era altezza originale, e quindi appunto misi per la prima volta il casco di Uichi Ui della GV, molto bello, che vi farò vedere in foto dopo, ce l'ho ancora, è disintegrato ma ce l'ho ancora. E mi ricordo che partì, mi sembrava di avere un missile abituato col ciao, che faceva i 45 forse, e poi avevo, in realtà faceva di più, perché avevo già messo la Polini SP, il 1313 e il filtro Malossi, comunque vabbè, faceva i 60 forse, ok. Quindi partì, era già spiombato, e mi disse il meccanico: mi raccomando, è tutto in rodaggio, quindi per i primi 300-400 km vai piano. Io aspettai quello che mi disse, feci sempre i 60 all'ora, 50 massimo, per i primi penso 10 giorni, perché ovviamente giravo tutto il giorno per finire sto palletto rodaggio. E ve lo faccio vedere. Queste foto risalgono al 2002, già all'estate, quindi ce l'avevo già da un po' di tempo. Eccolo qua, spero si vedano. Questo era agosto 2002, questo era il mio primo zip. Prima cosa che feci subito, rimozione del porta targa posteriore, targa illegale ovviamente inclinatissima,
E, ho dimenticato di dirvi che inizialmente montava l'Aceto Plus, che vedete in foto, e basta, era tutto originale con l'Aceto Plus. Questo sono io, vedete quanto ero bello. Questo l'ho visto da davanti. Purtroppo la prima cosa che feci, oltre anzi la seconda cosa, perché la prima fu quella di tagliare il portatarga perché lo odiavo, fu quella di togliere il vetrino davanti. Adesso insultatemi nei commenti, ma purtroppo all'epoca a me non piaceva il vetrino. Io non lo so cosa pensassi in quel periodo buio della mia vita, purtroppo lo rimossi praticamente subito. Dopo, ovviamente il cavalletto laterale c'era già ed era abbastanza piegato come volevano i tamarri dell'epoca, perché più era piegato più eri maschio alfa. Oh, questa è una bella foto, questo sono io, vedete che il piede sulla pedana è un po' inclinato da una parte, toccavo a malapena, insomma ero abbastanza basso. Misi anche il numero 7, che tuttora è ancora presente sulla mia Chiarena copri manubrio. Ok, questo era visto da dietro, mi copro la targa perché è meglio che non si veda. Ok, guardate quanto era inclinato, è veramente ignorante con la Fiat Tempra dietro che aveva il suo perché. Ok, altra visuale, vedete, tutto originale con addirittura i catari frangenti che poi tolsi, anzi no, non li tolsi mai, perché in realtà li feci neri, non so per quale motivo, però non li tolsi mai. Sto facendo un'altra cosa, non mi ricordo più. Ah, giusto, marsupio dell'ISPAC, davvero maschio alfa. Questa l'ho già fatta vedere, sì. E dopo qualche mese, direi dopo un mese e mezzo, diventò così. Vedete, catari frangenti anneriti, vetro anteriore rimosso, e cavalletto ancora più piegato e il casco di Wichi Wui qua sotto in basso, che ovviamente mi accompagnò per tutta la mia adolescenza. Visiera a specchio, rigorosamente a specchio, che visiera era nera ovviamente da dentro e quindi non si vedeva nulla. Ricordo che facevo dei gran chilometri, perché ci feci 20.000 km con questo Zip, e con la nebbia d'inverno, col ghiaccio, con la neve, di sera bisognava andare con la visiera alzata e era un suicidio. Cosa molto importante, le luci dello Zip, apriamo una parentesi, le P26S come lampadine, colore giallo, 2700 Kelvin, facevano luce da qui fino a dove c'è la telecamera, quindi un metro e mezzo, e la luce che facevano era comunque inutile perché non si vedeva nulla. Quindi non vi dico tutte le volte che ho rischiato di schiantarmi nelle curve o di finire addosso qualcosa o di cadere dentro una buca e così via. Per fortuna adesso ho le luci a LED, vedo come la macchina e non riesco più la vita. Però anche quello mi ha formato abbastanza bene, direi, mi sono fatto le ossa. Mi è andato sempre bene, perché effettivamente tante volte ho rischiato di farmi molto male. Poi comunque col tempo, mettiamo via questa, col tempo ho elaborato il mio mezzo perché volevo che andasse di più. Ah, altra premessa, prima volta che decisi di tirare lo Zip ero gasatissimo, adrenalina 1000, mi misi ovviamente incarenatissimo, la mia testa spariva dentro al retrocupolino e rimasi un po' deluso perché il contachilometri, anzi il tachimetro in realtà, segnò esattamente 80 giusti. Dissi, cacchio, i miei amici hanno l'SR D-Tech, c'era anche l'SR D-Tech come scooter, è vero, molti compravano l'SR D-Tech, l'F12, i miei amici, cacchio, mi dicono fai 90, fai 120, fai 100, io faccio gli 80, solo i booster facevano gli 80 segnati, gli F10 delle ragazze. Dico, no ragazzi, non può essere che il mio Zip vada meno degli altri, il Zip è il numero uno, deve andare più forte degli altri. Al che scattarono le prime gare, contro gli F12 dei miei amici ad aria liquido, sferniciati in ripresa e in velocità. Ah, ma come, il mio fai 90 e tu mi vai via? Ragazzi, si vede che il mio segna giusto. F12 sverniciati.
Provai poi con l'aero, contro l'Aerox di un mio amico. Ripresa, sverniciato, velocità, per poco vinci io, ma 2 km/h forse, proprio sorpasso da camion. Ovviamente provai con quelli con l'F12 e l'F... anche l'F15 e l'Aerox lavorato, e ovviamente qualcuno in ripresa lo battevo. Quelli che avevano la ZX, il carburatore, il variatore, li sverniciavo in partenza, ma poi sul lungo mi passavano loro. Provai poi con l'SR D-Tech di 2 miei amici. Ripresa uguale, velocità massima uguale. Mi ricordo una volta purtroppo che stavamo facendo un garino, io e il mio amico Stefano, che saluto, ciao Stefano, e purtroppo strada con i platani, al che io ero davanti, lui si incarena dietro, vuole superarmi, a una certa si distrae, io guardo lo specchietto e lo vedo volare via tra due platani. Aveva colpito un, non so se fosse un ramo oppure un piccolo avvallamento, insomma praticamente gli si è girato lo sterzo in volo ed è volato tra due platani, è finito nel fosso, non si è fatto niente per fortuna, e però si è preso molta paura, e anche io, perché l'ho visto volare via, l'ho visto sparire dallo specchietto, e abbiamo appurato che comunque lo Zip SP e l'SR D-Tech facevano gli 80 entrambi. Provai con la macchina anche di miei amici dopo qualche anno, e in effetti anche la macchina segnava 80, probabilmente con GPS saranno stati 77, 78, non so. E quindi diciamo che solo l'SR D-Tech che andava come lui, gli altri originali tutti stavano dietro, ciò che loro segnavano velocità improponibili. Bene, ecco, anche questo ve l'ho detto. Cosa misi poi come elaborazioni? Beh, intanto red sponge senza ricarburare, e vabbè, vite dell'aria, perché all'epoca non sapevo niente, quindi ricarburavo con la vite dell'aria. Probabilmente era già grasso due punti, quindi non viene mai problemi. Provai a mettere anche il filtro a cone a casa di un mio amico, che poi purtroppo non riuscì più a togliere e a sostituire con quello originale. Quindi dovetti portarlo da un altro nostro amico che mi disse: io lo so fare, perché praticamente il filtro originale dello Zip SP aveva un manicotto che si attaccava al telaio e aspirava l'aria pulita da lì. E noi ovviamente, senza smontare le carene, non riuscivo più a rimontarlo perché lo tiriamo via con forza, tipo tiro alla fune. Poi un bel giorno, ormai avevo 40.000 e 41.000 km circa, arrivai a casa e sentii: cos'è successo? Insomma, tolsi il copricarter e mi accorsi che una ganascia della frizione si era spezzata a metà. Al che dissi: bene, perfetto, vuol dire che bisogna metterci qualcosa della Malossi. Quindi comprai i rulli della Malossi da 6 grammi, non chiedetemi il perché, erano azzurri, quindi andavano di più forse, sono convinto che avessero più ripresa. Per favore, non fate l'errore che ho fatto io, non esistono i rulli da ripresa, i rulli da lungo, esistono solo i rulli giusti per il vostro motore, per la vostra taratura corretta. Chiusa parentesi. Quindi montai la Fly e dissi: bene, adesso spero che vada anche più forte. Ovviamente no, 80, e però aveva un pochino più di riprese, infatti contro gli SR D-Tech c'era quel qualcosina in più e riuscivo a dargli quel mezzo metro in più durante i garini. Bene, poi altra modifica estrema che feci: tolsi il silenziatore, questo dell'Aceto Plus, faceva un rumore più cupo, cambiava poco, però era più aggressivo, e soprattutto quando lo mettevo in garage l'Aceto Plus era più lunga del profilo dello scooter, del profilo posteriore, quindi toccava, infatti l'avevo ammaccata, ogni volta che facevo manovra, pum pum, andavo contro il muro e il beccuccio era tutto piegato, diciamo. Tra l'altro ce l'ho ancora, perché è l'unico pezzo che ho conservato e che mi è rimasto il mio primo Zip. Ce l'ho in casa e lo custodisco gelosamente. Per chi mi segue su Instagram se lo ricorderà, l'avrà visto sicuramente. Cos'altro dire? Ah, poi all'epoca andava di moda l'Ergal. Se avete le cose in Ergal, eri un figo. E quindi feci col pennello, perché ero un po' ignorante, griglia anteriore, grigliettina sotto, parafango posteriore e cornice del fanale in Ergal.
bruttissimo, niente da dire, a parte che fosse bruttissimo, però questo è quanto. E quindi poi cosa successe? 18 anni, sta piovendo nel frattempo, fantastico. Io avevo già 125 anche, che poi era ereditato, diciamo. Un bellissimo Majesty 125, color oro, vabbè, lasciamo perdere, però sempre così, mai avuto un problema. Presi la patente, presi la macchina e mia mamma mi disse: adesso lo Zip lo vendi perché non te ne fai più niente, hai 18 anni, hai 125, hai la macchina, basta. Io: no mamma, non lo voglio, ci sono affezionato, va ancora perfettamente, aveva 51.500 km, ok? E andava, partiva al primo colpo, ma hai avuto un problema, a parte la frizione che si era rotta, perché aveva milioni di chilometri. No, no, lo vendi, insomma mi obbligò a venderlo. Io ho 18 anni e mezzo, feci l'annuncio sulla Rotonda, che era un giornale di annunci, nella mia zona, misi in vendita a 250 euro, quindi un prezzo ridicolo, e nel giro di un pomeriggio, una mattina, mi contattarono circa 12 persone e la mattina dopo appunto l'avevo già venduto. Venne questo ragazzo a prenderlo e me lo pagò senza neanche voler trattare il prezzo, perché in effetti più basso di così non si poteva, e lo fece tutto a Malosci, lo utilizzò penso 4-5 volte per farci le impennate davanti a casa, poi lo portò a Ferro Vecchio e venne demolito per sempre. Quindi fece una brutta fine, diciamo. Al che poi io, insomma, non ero per niente contento. Col passare del tempo, ogni volta che vedevo uno Zip in giro, mi piangeva il cuore, dicevo: ma ne vorrei uno, mi manca, mi ha regalato tante emozioni, mi piaceva, quella. Insomma, a 21 anni decisi di trovarmene un altro. Quindi andai a cercare, ovviamente introvabile, non esistevano già più rangiarari all'epoca, finché ne trovai uno in Abruzzo, pagato 1000 euro su eBay. Questo mia mamma non lo sa, adesso glielo direte voi, purtroppo. E quindi lo comprai, poi tutta la storia la sapete, insomma, mi arrivò con un camion che trasportava manzi macellati, se avete visto la storia lo sapete già, e da allora non mi ha mai più abbandonato. Sono già 10 anni che siamo insieme, 10 anni che lo elaboro, 10 anni che mi regala emozioni, e quindi siamo qua. Vi ringrazio per aver ascoltato questa non tanto breve storia, e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta, fatemi sapere se volete sapere, scusate la ripetizione, altre cose a riguardo, in caso farò qualche altro video per rispondere alle vostre domande. Un saluto da me e dallo Zip, alla prossima!